Allora, abbiamo inserito nel quadro EB un terreno, abbiamo indicato tutti i dati catastali e abbiamo definito che come tipologia del terreno è un terreno edificabile. Se adesso lasciamo il valore del reddito domenicale preso in misura, ovviamente avremo un valore sicuramente inferiore rispetto a un'area fabbricabile. Vediamo adesso come procedere a calcolare un'area fabbricabile. Prima di procedere ad attivare questa opzione non agricola totalmente o parzialmente, dobbiamo procedere innanzitutto ad andare a definire quello che la zona e il valore a euro a metro quadro. Andiamo a menu strumenti, aree fabbricabili. Andiamo a cercare il nostro comune, lo selezioniamo, vediamo che qui già è stata definita una zona. Possiamo quindi aggiungere anche più voci all'interno del comune di riferimento. Clicchiamo su o più, ad esempio, e inseriamo zona B. Inseriamo un importo, ad esempio, 8 euro. Clicchiamo su OK. A questo punto ritorniamo sul nostro terreno, spuntiamo non agricolo totalmente, parzialmente. Il programma disattiverà il calcolo automatico. Andiamo in aree fabbricabili. Selezioniamo appunto quello che vogliamo appunto applicare. Qui ci dà il totale dei metri quadri presi praticamente dalla superficie di riferimento catastale. Andiamo a inserire ad esempio 2000 metri quadri, cioè totalmente rientrati nella zona A. A questo punto il calcolo ci darà il valore di riferimento appunto dell'area fabbricabile. In devoluzione quindi sarà distribuita appunto il valore, l'importo tra gli eredi.